Via con il giro decisivo per la pole. Attenzione, grande frenata da parte di Bottas, che dunque già commette un grande errore alla prima curva che probabilmente compromette l'esito delle sue qualifiche. Bottas, grandissima staccata, una fumata bianca per lui. Andiamo a vedere il primo settore di Valtteri Bottas, che dovrebbe essere probabilmente alto, non tantissimo, comunque abbastanza, 111 millesimi di secondo per Bottas. Ha perso dunque un decimo con quella staccata il pilota finlandese. Andiamo a vedere il secondo settore. Bottas rimane così, sempre a 111 millesimi di distacco rispetto al tempo della pole di Lewis Hamilton, che nel frattempo invece si migliora di 4 decimi addirittura. Mostruoso questo secondo settore da parte di Lewis Hamilton, che dunque sta andando ad ipotecare la pole di questo Gran Premio d'Inghilterra. Sarebbe per lui la terza consecutiva, la quarta nelle ultime 5 gare. Vediamo Hamilton che va a tagliare il traguardo in questo momento. Manca soltanto l'ultima curva. Eccola qui, arriva Lewis Hamilton. 1:26.6, stratosferico giro di Lewis Hamilton. Raikkonen secondo, riesce a scavalcare Bottas. Manca l'appello soltanto Sebastian Vettel, che sta per arrivare in questo momento. Prima di lui c'è anche Verstappen, che però non riesce a migliorarsi. Vettel, una leggera correzione alla penultima curva. Eccolo qui Vettel, taglia il traguardo, terzo, alle spalle di Kimi Raikkonen. Parte il Gran Premio finalmente d'Inghilterra. Abbastanza bene Hamilton, ma non troppo. Viene affiancato da Raikkonen. Vettel viene superato dalla Red Bull di Verstappen. Ancora Raikkonen davanti. Verstappen prova un nuovo attacco nei confronti anche della Ferrari di Vettel, che però recupera e va a riprendersi il terzo posto. Battaglia serratissima tra Verstappen e Vettel. Ancora la Red Bull del pilota olandese, che prova a infilarsi. Passa il tedesco e si porta dietro la Ferrari di Raikkonen. Molto aggressivo Verstappen, è sempre stata una mina vagante e questo pilota nelle fasi iniziali. Adesso prova anche l'attacco nei confronti di Kimi Raikkonen. In difficoltà le Ferrari al via, scatenato Verstappen, ha passato prima Vettel, adesso sta provando ad attaccare Kimi Raikkonen, che però chiude le traiettorie e riesce ad evitare il pilota olandese della Red Bull di passare. Ovviamente in questo primo giro è molto importante mandare in temperatura le gomme. Ci è riuscito benissimo Lewis Hamilton, che ha già preso un margine di vantaggio nei confronti di chi lo segue. Vettel adesso si riporta sotto a Verstappen e prova un attacco nei confronti del pilota olandese, ma non ci riesce. Dunque ripetiamo la situazione: Hamilton in testa, Raikkonen secondo con la Ferrari, terzo Verstappen con la Red Bull, quarta l'altra Ferrari di Sebastian Vettel, davanti alla Force India di Ocon, alla Renault di Hülkenberg e alla Mercedes di Bottas, che ha già superato due piloti e si trova attualmente al settimo posto. Tutto questo al primo dei 51 giri in programma del Gran Premio d'Inghilterra. Verstappen dunque ha guadagnato una posizione al via, ha passato la Ferrari di Vettel, che adesso è costretto ad inseguire dal quarto posto. Hamilton prova la fuga, era questo il timore che avevano in casa Ferrari, perché il passo della Mercedes era notevole. Adesso ha un vantaggio di 1,5 secondi su Raikkonen, 3 secondi su Verstappen, 4 secondi su Sebastian Vettel. Questa è la situazione del Gran Premio d'Inghilterra, al sesto dei 51 giri in programma. Occhio a Bottas, perché supera anche Ocon, adesso è sesto e quindi si sta già avvicinando a Sebastian Vettel. Bottas ha le gomme soft, a differenza di Vettel e di tutti gli altri che hanno le super soft. Attenzione, ci prova Vettel, ecco l'attacco a Verstappen, bellissimo, spettacolare, insiste ancora Vettel, ma Verstappen lo manda fuori ed è costretto a rientrare tagliando una chicane. Sebastian Vettel ci ha provato, ma Verstappen, da pilota duro qual è, non lo ha fatto passare. Momento importantissimo del Gran Premio, anche spettacolare, perché Vettel ha provato un attacco difficilissimo ma è andato a vuoto. Ci vorrebbe un colpo a sorpresa, eccola qui la sosta anticipata, eccola qui la sosta anticipata di Sebastian Vettel. In gergo viene chiamata undercut, cioè ti fermi prima rispetto a tutti gli altri per cercare di avere qualche vantaggio con la gomma nuova mentre gli altri restano in pista. Si ferma dunque Sebastian Vettel, vediamo un po' se mette le soft o le super soft. Chiaramente mette le soft, quindi con la gomma gialla adesso, visto che mancano 31 giri alla fine del Gran Premio, proverà ad arrivare fino al traguardo Sebastian Vettel, ma ovviamente non sarà super performante la sua monoposto nei giri conclusivi del Gran Premio, però proverà almeno a guadagnare qualcosa in questa fase. È stato molto molto buono il lavoro del team Ferrari, perché Vettel praticamente è stato rimandato in pista esattamente davanti alle due Force India, veramente per una frazione di secondo, per pochissimi metri Vettel è rientrato davanti alle due Force India, adesso davanti a pista libera, perché tra lui e Bottas
la coppia adesso, la nuova coppia che lotta per il terzo posto, Verstappen e Bottas, c'è soltanto Hülkenberg, quindi Vettel non si ritrova in mezzo al traffico, si ritrova alla pista libera davanti e adesso potrà spingere per cercare di recuperare il famoso gap che aveva da Verstappen, che era piccolissimo, e dovrà con un adesso... Bottas che gli stava dietro, esatto. Quindi, insomma, la situazione critica veramente, esatto, veramente. Adesso praticamente il compito di Vettel è quello di girare nel miglior modo, certo, possibile, in modo tale che quando si fermeranno Verstappen e Bottas lui comunque resterà davanti, e infatti risponde subito alla domanda. Sentiamo. Hanno risposto immediatamente, quindi si ferma anche Verstappen perché non vuole perdere ulteriore tempo e quindi se la vuole giocare subito, anche perché Vettel aveva addirittura fatto registrare il miglior tempo nel primo settore, se ne sono accorti subito in casa Red Bull e hanno detto proviamoci adesso, vediamo un po' se ce la facciamo. Si ferma Verstappen, cambia la gomma, anche lui ovviamente mette la gomma gialla, la soft, qualche problemino forse nella sosta, ritorna adesso, velocità limitata, vediamo Vettel dove si trova, è passato davanti al traguardo, adesso dovrebbe sbucare adesso la Ferrari di Sebastian Vettel davanti, sorpasso effettuato, Vettel dunque supera la Red Bull di Verstappen, strategia perfetta. Grande, in casa Ferrari, sì. Vettel davanti, sentiamo Bottas. Just get the hammer down, the tires are looking good. E a Bottas invece gli dicono guarda, le gomme stanno andando bene, tranquillo, resta in pista. Quindi questa è la nuova situazione del Gran Premio d'Inghilterra, finalmente Vettel è riuscito a sbarazzarsi di Verstappen, ma il divario adesso dai due lì davanti, Hamilton e Raikkonen, è incolmabile se non accadrà qualcosa. Questa è la nuova situazione, Hamilton al comando, 7 secondi di vantaggio su Raikkonen, poi terzo è Bottas che ha le soft, quindi in teoria può allungare di molto il primo stint, e poi nell'ultima parte di gara Bottas in teoria potrebbe anche mettere, anzi deve mettere per forza le super soft perché deve diversificare il treno di gomme, e con la monoposto scarica potrebbe anche volare Bottas, quindi questo è un podio molto molto realistico, Hamilton, Raikkonen, Bottas potrebbe essere il podio del Gran Premio d'Inghilterra, anzi potrebbe anche soffrire Raikkonen nella parte finale e potrebbe vedere il riavvicinamento di Bottas per una addirittura doppietta Mercedes. 13 alla conclusione del Gran Premio d'Inghilterra, la nuova situazione perché Bottas, che doveva ancora effettuare la sosta, l'ha fatta, l'ha effettuata, ha montato le super soft, come vi dicevamo noi nel finale di gara sarebbe diventato pericolosissimo, perché adesso ovviamente con la monoposto scarica di carburante, con le gomme più morbide rispetto agli altri, Bottas sta volando. In questo momento è quarto dietro le due Ferrari, ma sta arrivando su Vettel. 42esimo dei 51 giri in programma, ne mancano 9 alla conclusione, Bottas ha ripreso Sebastian Vettel e adesso porterà sicuramente un attacco al pilota della Ferrari per andarsi a prendere il terzo gradino del podio. Ricordiamo che Bottas partiva nono, mentre Vettel partiva terzo sulla griglia di partenza, 6 posti di differenza. Nonostante tutto Bottas si sta andando a riprendere il terzo gradino del podio, dimostrazione che oggi qui a Silverstone la Mercedes è decisamente superiore. Ecco l'attacco di Bottas all'esterno, molto bello, lo chiude Vettel, quasi sportellate tra i due, poi grande staccata di Vettel che vuole difendere il terzo posto e ci riesce, una manovra un po' alla Verstappen possiamo dire, quella di Sebastian Vettel che si è difeso allo stesso modo con cui Verstappen nella parte iniziale di gara si era difeso dal pilota tedesco della Ferrari. Ci riproverà sicuramente Bottas, ma abbiamo visto come Vettel sia stato capace di difendersi dall'attacco di Valtteri Bottas, che sicuramente adesso ci proverà di nuovo per andarsi a prendere il terzo gradino del podio e rosicchiare qualche punticino nella classifica mondiale a Sebastian Vettel. Ricordiamo che in questo momento Hamilton comanda con 13 secondi di vantaggio su Raikkonen, Raikkonen a sua volta 7 secondi di vantaggio su questa coppia Vettel-Bottas che sta lottando per il terzo gradino del podio, quindi ormai i primi due posti sono andati, primo Hamilton, secondo Raikkonen, si lotta per il terzo posto, ci riprova nuovamente Bottas all'interno, Vettel non lo fa passare, chiude la traiettoria, questo è il motore della Ferrari che sta spingendo adesso sul rettilineo, passano proprio davanti a noi. Ecco Vettel che chiude la curva a destra, la curva Cops, che è una curva quasi a gomito ma che si affronta in piena accelerazione a 260 km orari. Adesso si arriva nel tratto misto in cui c'è una bella staccata e poi tra poco si arriverà al tratto delle Becketts, il più spettacolare. Ci riprova Bottas, adesso c'è un rettilineo dove il finlandese può provare l'attacco nei confronti della Ferrari, ci riesce,
lo passa Bottas con estrema facilità, niente da fare per Vettel, è costretto a cedere il terzo posto al pilota finlandese della Mercedes, quindi primo Hamilton, secondo Raikkonen, terzo Bottas, quarto Vettel. Questa è la nuova situazione del Gran Premio d'Inghilterra quando mancano 7 giri alla conclusione. Ovviamente questo sorpasso può consentire ad Hamilton di guadagnare altri 3 punti nei confronti di Sebastian Vettel. Ecco cosa vuol dire il gioco di squadra, ecco cosa vuol dire avere un secondo pilota in grado di darti una mano. Raikkonen oggi sta facendo una buona gara, è secondo, però di fatto non sta aiutando Vettel, perché gli sta portando punti via, quindi questo vuol dire che Raikkonen è anche sfortunato, perché nelle gare, sentiamo Bottas di radio, ecco, gli hanno detto via radio nice job e lui ha risposto via radio per favore parlate il meno possibile perché mi date fastidio, minimum talking, gli hanno detto via radio, ha risposto via radio Bottas, che evidentemente vuole mantenere alta la concentrazione. Grande esultanza all'interno dei box della Mercedes, perché questo sorpasso, ripetiamo, consente ad Hamilton di guadagnare altri 3 punti oltre i 10 che già stava guadagnando in questo momento nei confronti di Sebastian Vettel. Niente da fare per la Ferrari, se non ci fosse stata, Paolo, la penalizzazione sulla griglia di partenza, oggi avremmo assistito a un dominio Mercedes e una doppietta come negli anni passati. Questo è il segnale, secondo me, che a metà stagione è preoccupante molto. È molto preoccupante, sì, perché Vettel adesso non ha più 20 punti di vantaggio. Abbiamo capito oggi, in questo weekend, che la Mercedes è tornata, ed è tornata anche in modo abbastanza prepotente, quindi ci sarà da soffrire per la Ferrari, ci sarà da rimboccarsi le maniche, altrimenti il mondiale prenderà per il quarto anno consecutivo la direzione verso la casa tedesca della Mercedes, che, lo ripetiamo, ha già vinto gli ultimi 3 campionati del mondo. E attenzione, Raikkonen sta avendo problemi, grossi problemi con la gomma sinistra, sentiamolo. È rotta, l'ho detto, lo vediamo proprio sfilacciarsi la gomma sinistra di Kimi Raikkonen, e quindi viene superato da Bottas e la doppietta Mercedes dunque va in porto, perché ormai Bottas ha superato Raikkonen, che ha la gomma che sta vibrando notevolmente a sinistra, e quindi rischia adesso il ritiro Kimi Raikkonen. Evidentemente non è riuscito a gestire bene le gomme, lo aveva detto la Pirelli, addirittura adesso va nei box per cambiare la gomma e per sostituire, vediamo un po'. Raikkonen si trova a 12 secondi, rientrerà a 32, quindi dietro a Vettel, e questa è una parziale buona notizia per il discorso mondiale di Vettel, che va a riprendersi quei 3 punti che aveva perso con il sorpasso di Valtteri Bottas, e quindi Vettel torna a più 10 in classifica. Ci dispiace per Raikkonen, ma esatto, non tutti i mali vengono per nuocere in questo caso, e quindi non ci sono stati ordini di scuderia, non ci sono state tra virgolette scorrettezze del team Ferrari, perché effettivamente Raikkonen ha avuto un grosso problema con le gomme e quindi è stato costretto a fermarsi per cambiarle, e adesso Vettel battute a parte però veramente la Mercedes è tornata. Sì, sì, decisamente è tornata la Mercedes. Hamilton primo, Bottas secondo, doppietta per la scuderia tedesca. Ormai manca un giro e mezzo alla conclusione di questo Gran Premio d'Inghilterra, con Vettel che in extremis si va a riprendere il terzo gradino del podio, torna più 10 in classifica, aveva 20 punti di vantaggio, però insomma chiudere un weekend in cui le Mercedes erano fortissime. Attenzione, Vettel fuori, uscita di pista per lui, ritorna in pista ma ha danni alla sua monoposto. Colpo di scena e lo passa Raikkonen, quindi nuovamente sorpresa finale con Raikkonen che si va a riprendere il terzo posto. Tutti i discorsi che stavamo facendo dunque non sono più buoni. Cosa ha avuto Vettel? Sentiamolo. Pancia. Ha bucato la gomma sinistra, come ha avuto lo stesso problema di Raikkonen, e quindi grossa crisi per la Ferrari con entrambe le gomme anteriori sinistra. Sentiamo il replay di quando buca. Sentite proprio la vibrazione e la puntura, e Vettel che esce fuori pista. Incredibile finale in questo Gran Premio d'Inghilterra, entrambe le gomme anteriori sinistra dei piloti della Ferrari vanno in frantumi, prima Raikkonen poi Vettel, sono costretti a perdere terreno. Ultimo giro, vediamo un po', Vettel sta addirittura rientrando ai box per cambiare la gomma, quindi Vettel costretto a fermarsi e cambiare la gomma, e adesso rischia di
venire ripreso anche da Hülkenberg e da Ocon. Infatti è così, Hülkenberg lo passa anche Ricciardo. Disastro Ferrari, disastro Vettel, proprio a due giri dalla conclusione, prima Raikkonen e poi Vettel bucano la gomma. Questo è Hamilton che sta andando a tagliare il traguardo, avrà sicuramente visto nei monitor la crisi delle due Ferrari, va a tagliare il traguardo Lewis Hamilton, si aggiudica il Gran Premio d'Inghilterra, grandi abbracci nei box Mercedes perché questo è un colpo durissimo per la Ferrari. Noi stavamo già facendo i conti, stavamo dicendo che Vettel alla fine era contento per questo piazzamento sul podio, invece è arrivata questa foratura proprio alla fine e ci sarà sicuramente grande dibattito in casa Ferrari e anche in casa Pirelli, perché questo cedimento della gomma anteriore sinistra della Ferrari prima di Raikkonen e poi di Vettel farà molto discutere. Adesso la classifica mondiale, pensate un po', con questo piazzamento di Vettel diventa di 177 a 176, guadagna soltanto praticamente solo un punto di differenza in classifica tra Vettel ed Hamilton. Vettel che sta andando a tagliare il traguardo in questo momento, vediamo un po' come si trovano, tagliato il traguardo Hamilton primo, Bottas secondo, dunque doppietta Mercedes, terzo Raikkonen che ha tagliato il traguardo poco fa, lo ha tagliato anche Verstappen, vediamo gli altri che stanno arrivando in pista in questo momento, dovrebbe essere la volta di Ricciardo, infatti così, ultima curva per lui, quinto Ricciardo. E c'è anche Hülkenberg che è sesto, chiude Hülkenberg sesto con la Renault. Sentiamo Hamilton. Well done, mate. Lovely job. Home Grand Prix, mate. Can't beat it, can you? Fantastic job, guys. Fantastic job. Grande all lavoro, ragazzi. Great drive by Valtteri. So happy for everyone. Thank you. Ha fatto Hamilton anche i complimenti a Bottas per la grande gara, perché è partito nono, è arrivato secondo a 14 secondi dal compagno di squadra. Vi confermiamo che Vettel chiude al settimo posto e perde praticamente 19 dei 20 punti di vantaggio che aveva.